They said you wouldn't make it so far, and you can never give up. You can reach your goals. Just talk to your soul and say, una marcia con te si sta provando ora, quindi sì. Vediamo. Tu vai. prova a dici la prima battuta nella centropolitana. Ma che tenga a dire? Però io non lo so correggere la centropolitana. Ma no, ma lui lo sa bene. Le prove stanno per iniziare, ma prima meglio fare il punto della situazione. Allora, prima di cominciare con gioia, vi volevo dire una cosa. Allora, siccome sono a vedere degli spettacoli recentemente, no? Vi volevo dire questo. Secondo me, cioè, quando siamo alle prove, nessuno si deve risparmiare a provare, cioè ognuno deve dare il 100%, perché può essere che la sera che montate sul palco al Manzoni vi piglia il capì. Un po' di strizza che è normale, ci può stare. Alle prove, se vi risparmiate, poi rischiate di arrivare sul teatro che in teatro che vi pigli male. Se vi piglia male è un casino, perché dovete essere abituati qui a fare il 100%, e si fa anche prima, e si va via prima, e poi quando si arriva lì, se uno non gli va bene quella sera, noi bisogna essere molto più bravi, e come si fa a essere molto più bravi, bisogna provare bene, bisogna provare bene e concentrati, che non vuol dire che non si può ridere, Gianmarco. Guarda, non dico i miei problemi con il palco. Io nello spettacolo faccio Giorgia, che è la ragazza social, la ragazza che parla tutta con gli hashtag, linguaggio Facebook, Twitter. L'elemento. Non mi piace più questo elemento. Ma quale elemento? Tu sei un tipo da zero follower. Ah, non è vero. Però sono anche la regista dello spettacolo, il che vuol dire sostanzialmente essere la rompiscatole di turno, cioè quella che dice questo non va bene, quest'altro non va bene, quest'altro non va bene, questo non va bene per niente, e poi c'è la mia tecnica che è questo va benissimo, l'hai fatto perfetto, però facciamolo in quest'altro modo. DJ, vai con la musica! Perfetto, benissimo, perfetto, va benissimo, però... Ok. Come se tu fossi al Manzoni, ok? Ma va bene, si rifà. Vai, più veloce. Sono Cristina. Cristina quest'anno è la protagonista dello spettacolo. È una ragazza estremamente arrivista, infatti riesce a convincere le amiche nel cercare di raggiungere il proprio sogno, cioè quello di diventare famose sopra ogni cosa. E quindi mettiti nella palazzo qualche comunicato in bordese. Come fa a notarmi se tu mi stai sempre addosso? Ma figurati se qua ci vengono i talent scout. Guarda, che possono essere dappertutto. E quando meno l'aspetti, ti si avvicina e ti dice: scusi signorina, posso rubare un minutino? La tua vita cambia in un attimo, ma che vuoi sapere? Cioè, tipo che ci prova? Oddio, Giacomo, ma che c'entra provarci? Scoprire nuovi talenti è il suo lavoro, no? E tu saresti un nuovo talento? Certo. Ma se non sai fare niente? No, scusa, che vorresti dire? Non vedi come? Ballo bene. Stiamo provando da veramente tanto tempo, da aprile, in realtà ci mancano alcune cose da mettere a punto, però non ce la faremo. Molti femminili. Spero. Però scusami, diciamo, scusa, che eravate qui, l'avete visto lo sguardo ha fatto quando ha camminato ora? È per questo che ho la gamba cavata. Fantastica.
e non posso alzarmi in piedi. Ve lo rifà un secondo? È quello! E devi fare così! Tu pensavo devi stare antipatica! Devi stare antipatica! Se ti piace non va bene! Ok. Non ti devi sopportare! Cioè, non proprio non piace. Ok. Vai, ce la rifai? Che cosa? Con così! Che cosa? Come se ci capito il tono? Facciamola, scusa! Niente, noi ce la stiamo mettendo tutta e speriamo di fare un buon lavoro. E vorrei usarmi un po', scatenarmi le canzoni, per ritornare in un anno. Sotto lo stress, io sotto lo stress, faccio un passo e do il piatto. Manco di concentrazione, non ho volontà. Grazie Marco, vai! Soffro lo stress. Allora, sì, questo è dal basso verso l'alto, indicando con l'indice. Soffro lo stress. Io soffro lo stress. Apro, chiudo, fai due volte sì con la testa, neanche che Gianmarco l'hai fatto, eh? Mm-hmm. Fai due volte sì con la testa. Vai! Qui Matti, chiedigli, la presentatrice l'hai trovata? Perché dobbiamo far entrare la Sara. La presentatrice l'hai trovata? E te dici, sì, sì. No. Devi fare più cose. Penso sì, cioè sì, nel senso una l'ho trovata, è un po'... Perché la Sara qui sarà di 5 mesi e mezzo, capito? No, dici sì. È un po' incinta. Però, cioè, è un po' un tempo... È interessante. Sì, è un po'. E te? Grassa? No, cioè vabbè, non è. Può fare però. Sì. No, ma secondo me solo dire. Anche solo dire interessante è bellissimo. È un po'. Sì. È un po'. Interessante. Diciamo interessante, cioè così. Sì, vai, prova. Però dici tipo, è l'unica che ho trovato. Questo sì, c'era. Questo c'era. Beh, è un taso un po', sì. Diciamo che è una ragazza interessante, ecco, diciamo così. No, ragazza no. No, diciamo che è interessante. Diciamo che è interessante. Io sono salito perché sennò andavo via senza niente. Loro fanno il musical del musical,
faccio addosso? Piano. Discesa, discesa, discesa. Già mai, come su? Già mai. E niente, manca due mesi alla prima, siamo molto agitati. Ma la tua paura qual è? Che si rompa qualcosa? Ma la paura tua è che si rompa qualche cosa? O che la gente ti venga a dire, oh, ma quando tu lavai lì? Ma se tu urli così, è fastidioso col microfono acceso. Ma io sono fastidioso di mio. Una che... No, vabbè, ascolta, non c'è niente. Ragazzi, vi prego, smettiamola di parlare per nulla. Ma come fai il tinfonico a abbassarti il microfono subito dopo quando tu dici la mia stellina? Lui non me l'abbassa. Allora ci sarà un momento in cui se il volume non romperò i timpani a nessuno, non romperò i timpani a nessuno. Urlo, perché urlo? Tu urli, ma va bene che allora, tu urli, va bene. Quando arriveremo a adesso qui non abbiamo l'acustica che ha il Teatro Manzoni, va bene? Quando arriveremo al Teatro Manzoni, lo vedremo. Abbiamo avuto lo stesso problema l'anno scorso. Pericolo! Chi ha detto pericolo? E non ho mai urlato tanto come ho urlato sul palco. L'anno scorso però tu avevi quel tono lì, tu lo tenevi sempre. Quello ti voglio chiedere io, come fa il fonico a abbassarti il microfono quando te tu parti urlando forte e poi subito dopo tu fai la mia stellina? Ma non si sta funzionando in questo modo, il fonico non è che sta lì, eh? Appunto, e io sto dicendo questo. È festa finita, in galleria mi sentiranno meglio e quelli davanti mi sentiranno forti. Fine, non esplode nulla, cioè non va in cortocircuito nulla. Ma se tu dici così, la prima fila secondo me. Beh, ci richiederà solo, glieli renderò. Vai, dove saranno rimasti? Poi oia. Dopo qualche momento di tensione, le prove continuano senza sosta. E tra una coreografia e una canzone vengono fuori le idee, anche fuori copione. Ma noi ce l'hai! Sì! No! No. Ops. Ok! Ora sì che se lo può fare! Scusate! L'ha ripreso il momento in cui lei... Questo lo può fare! No, che è successo? Va bene se c'è il sole! Va bene se c'è il sole! Riprova lo fallo! Ma noi non lo molleremo! Ma noi scusate! No! Sì! Aspetta! Faranno di tutto per riaverci, ma noi... Aspetta, noi tutti si fa no e te, no per niente. No per niente. Manca per niente. Vai. Ma noi non cederemo. No per niente. No per niente. Oddio mio Dio. No per niente. Vabbè. No per niente. Il nostro problema è che ci manca un finale. Siamo a due mesi dallo spettacolo e non abbiamo un finale. Infatti stiamo cercando un finale, qualcosa che faccia ridere. Speriamo di riuscirci. Siamo impanicati. E poi sta accendendo la luce, si sente i grilli lì col suo fondo notte, un bosco. E si spunta per fare un sacco di tempo. Ma così. Che si gira. E si converge tutti su un punto. Vai, ci sono. Si gira addosso. Oh, Francia. Allora? Che ci fai? Nulla. Prima siamo in due, no? Per le mani. Ma niente, io vengo sempre con però alla fine del fondo hai detto che ci siete voi. Cioè, deve... Ah, ok. Deve no, far... Allora ci siete voi. No, stavo già impressionando. Chi c'è? No, ci siamo noi. Che ci sarà il sacchettino alle nostre cose, ragazzi. O si fa o non si fa. A metà... Mancano solo due mesi allo spettacolo. I ragazzi non hanno ancora trovato un finale. Riusciranno ad inventarne uno e a provarlo in così poco tempo? Intanto, anche questa giornata di prove si è conclusa.
spente le luci, ci diamo appuntamento alla prossima settimana. They said you wouldn't make it so far, and you can never give up, you can reach your goals, just talk to your soul and say